Salve a tutti e benvenuti su Track Channel. Vista l'ora, sono mezzanotte e 10 minuti, avrò una voce un po', diciamo, tenue. Vi mostrerò oggi come inserire squadre dilettantistiche in Serie C e viceversa spostare una squadra della Serie C nella lega dilettantistica. In questo caso parliamo del Chieti. Apriamo la Steam App Common, Football Manager 2019 Editor. Apriamo l'editor, rimpiccioliamo, non così grande. Allora, la prima cosa da fare è mettere le squadre. In questo caso io toglierò il Teramo dalla Serie C in modo da sostituirlo con il Chieti. Gli amici di Teramo non me ne vogliono. Allora, Teramo. Ritorniamo da base, mettiamo Kili. Ora abbiamo su questa tendina sia Kili che Teramo. Allora, intanto andiamo prima al Teramo. Competizioni. Il Kili si trova in Eccellenza Abruzzo Italiana. Quindi il Teramo lo spostiamo in Eccellenza Abruzzo Italiana da Divisione Serie CB. Aggiungi per non sbagliare un attimino, ricontrolliamo. Eccellenza Abruzzo Italiana. Questo momento il Teramo in serie Eccellenza. Ritorniamo a dettagli e mettiamo dilettante. Il Teramo ormai non ci serve più, a parte l'unica cosa è la squadra delle riserve, che noi dovremmo portare a sostituirla con il Chieti. Quindi andiamo a Chieti, competizione, serie CB. Quindi ora si trova in Serie C, dettagli, professionale, squadra di riserva, aggiungiamo. No, il Teramo campionato Berretti, girone D, sarebbe l'under 20. Quindi chiedi under 20. Girone D. RP girone D, ricontrolliamolo col Teramo. Ok, quindi togliamo il Teramo per non creare problemi. Ritorniamo al Chieti, dobbiamo fare l'under 18, aggiungi. Campionato allievi C, girone D. 9. Allievi.
CG-D. Ricontrolliamo se è uguale al termo. Allievi C, girone D. Allievi C, girone D. In questo modo anche il Chieti avrà le sue riserve già in campionato, altrimenti dovreste aspettare il G la stagione successiva. Per il resto potete fare tutto a piacimento, vi sconsiglio di toccare altro, altrimenti togliereste il realismo a questo gioco. Per adesso ci salutiamo, al prossimo video, Track Channel.